atrio in via Turati 34, Milano, di Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglioni e Luigi Fratino. Il salvare la palazzina della Permanente, opera di Luca Beltrami che era stata colpita dagli eventi bellici, impose che il retrostante nuovo edificio, un grattacielo adibito ad uffici e abitazioni, avesse un ingresso proprio e indipendente, sì, ma costretto ad una conseguente considerevole profondità. Tale imprescindibile situazione non rappresentò tuttavia una pregiudiziale per il risultato cui giunsero i progettisti. Il percorso fu diviso in tre successive zone. La prima, che chiameremo ingresso, a quota zero, ha in pianta forma esattamente quadrata e ha diretto contatto con la strada e con la palazzina. Assolve dunque un'evidente duplice funzione di avvicinamento, concettualmente fra i due linguaggi architettonici, che non potevano essere che distanti, forse proprio per la relativa vicinanza di tempo che li separa. Materialmente, per chi entrando, viene introdotto alla seconda zona, già dilatata in profondità, quanto più non avrebbe sopportato. Si osservi la gradualità della salita. Pur non rilevante, tantomeno in due tratte, essa assume un ruolo preciso e prezioso, giacché così, nell'ingresso come nella zona seguente, che chiameremo galleria, con il richiamo o magari il disturbo provocato dalla presenza dei gradini, interrompe la continuità di visione in due punti esatti. La prima volta al centro dell'ingresso, ove, per chi procede, la vista della successiva galleria sarebbe stata prematura, e riservandola invece per il successivo momento, quando lo sguardo, che come è ovvio precede il passo, nel superare le quinte laterali può afferrare l'ambiente seguente nella sua interezza e dunque in tutta la sua scenografica completezza. Tanto più efficace qui a causa dell'abbassamento del punto di vista cui obbliga il camminare in trincea, effetto che è stato volutamente prolungato, non senza guadagnar vantaggio anche sullo spezzettamento della visione, atto ad accorciare psicologicamente le distanze. La seconda volta al limite della trincea, quando un'accidentalità del terreno, sulla destra, costringeva ad un'ulteriore risega in pianta. Si noti ancora come questo nuovo dislivello debba essere superato, di nuovo con conseguente distrazione, proprio analogamente al primo, dosato sul passo perché lo sguardo sia nuovamente libero dalla preoccupazione dei gradini, non prima del momento esatto, cioè quando si volge al passaggio già ristretto e comunque richiamato a sinistra dall'elemento metallico verticale, funzionalmente un portatarghe, atto a sua volta a defilare un terzo scatto sulla sinistra. Scarto non inevitabile questo, è però utile a suscitare una sensazione di convogliamento in canale e sempre più ristretto, che se era gioco forza assumesse la galleria, vale però, per il contrasto che ne deriva, a dilatare l'ultimo ambiente della triplice successione, cui più propriamente s'addice, per la funzione svolta, il nome di atrio. Si nota infine come gli architetti abbiano qui tenuto conto, ancora una volta, dell'anticipo dello sguardo sulle membra, accorciando il percorso però nei confronti dei due tempi precedenti, giacché il gesto d'apertura del diaframma impennata comporta anch'esso un certo ritardo, per cui, con la sommatoria, il conto torna anche in questa occasione, ed ottenendo, era quanto più premeva, che l'occhio vi giungesse quando l'apertura delle pareti, ottenuta con un lieve ma ben accusabile arretramento, fosse peripatetica alla stessa possibilità d'apertura dell'organo visivo, concedendo una visione già completa, quasi panoramica. Nella galleria, un particolare effetto luminoso era stato ottenuto abilmente infossando le luci sopra e sotto le pareti marmoree, prima dell'incontro di queste con soffitto e pavimento, simulandone un'impossibile sospensione e quasi suggerendo, dietro di esse, un successivo dilatarsi dello spazio, ma anche ottenendo la valorizzazione del mosaico del pavimento, che è copia d'un originale del V secolo. Un effetto dunque raffinatamente scenografico, che persino riesce a trar vantaggio dell'inconveniente iniziale della semioscurità. L'ultimo ambiente, l'atrio vero e proprio, si diceva, vive invece di tutt'altri valori di illuminazione.
Non a caso, le illustrazioni dell'una e dell'altra zona sono ricavate da fotografie rispettivamente notturne e diurne, che l'accostamento fu fatto per contrasto, proprio confidando su una decisa opposizione, agli antipodi, di scuro e di chiaro. Non solo, di chiuso e di aperto, che è il secondo ambiente. E sarebbe stato persino possibile insistere, non chiudendo affatto l'ultimo ambiente, nemmeno con le lievi impennate, e dunque provocando un'ulteriore reazione sensoriale, il passaggio da caldo a freddo o viceversa secondo il volgere delle stagioni, che avrebbe anche giovato ai fini emotivi, seppur con mezzi inusitati e per altro verso sconsigliabili. La luce che piove dall'alto non fu infatti arrestata al soffitto. Alla banalità del lucernario, gli architetti hanno sostituito l'invenzione di un giardino, sostanzialmente poco più di un chiostrino, e tuttavia quanto basta, integrato con l'atrio, a suggerire uno spazio aperto sufficientemente esteso, che costituisce tra l'altro quanto di più gradito ed inaspettato possa accogliere chi provenga da un cammino costretto e buio. Un'intelligente distribuzione piantistica permette una completa vista del patio, un lineare accesso agli ascensori padronali, un opportuno defilamento degli ingressi di servizio, ascensore e scala, ed una perfetta sorveglianza di entrambi i percorsi.